Eccoci, ciao a tutti, bentrovati ancora in questa nuova pillola di Drums Colors. Allora, oggi andiamo a chiudere la terna, chiamiamola così, dei composite one way, di questa modalità di organizzare i linear. È un modo per organizzare i linear in modo molto mirato. Stiamo praticamente organizzando, abbiamo organizzato praticamente gli accenti di sedicesimo in sequenza. Chi ha visto le prime tre pillole sa bene di cosa parliamo. Per chi non le avesse viste, riepilogo rapidamente. I composite sticking sono questa composite one way, è questa modalità di interpretare linear con un accento di mano destra e un doppio colpo di sinistra e la cassa che chiude la quartina. Per passare da un maneggio all'altro e quindi in sequenza dal primo al secondo, dal secondo al terzo, dal terzo al quarto e dal quarto di nuovo al primo, utilizziamo nel composite one way cross foot, utilizziamo la cassa, il doppio di cassa. Nel composite one way cross hand utilizziamo la mano, il doppio di mano, e creiamo quindi queste sequenze circolari di accenti di sedicesimi bellissime, che sono anche molto comode da suonare perché one way, perché la destra guida sempre l'accento, e questa è una cosa molto molto comoda. Manca però all'appello di queste due versioni, manca il passaggio dal primo al terzo, quindi dalla A alla C, e manca il passaggio dal secondo al quarto, cioè dalla B alla D. Manca anche il passaggio dal primo al quarto in sequenza diretta, mentre il quarto col primo c'è, il primo col quarto non c'è. Con queste sequenze che vedete qua si risolve il problema. Questi sono chiamati jump sticking, perché praticamente che succede? Non c'è una cassa che fa da collante, ma è lo sticking stesso, il maneggio stesso che fa da collante tra i due maneggi. È strano a dirlo, ma è così. Nel caso del primo, del passaggio dall'accento sul primo sedicesimo a accento sul terzo sedicesimo, avviene questa cosa qui. Quindi, come sentite, dal battere sono passato ad accentare e levare, senza fare né doppi colpi di cassa né doppi colpi di mano, ma semplicemente creando una cellula di due sedicesimi, primo accentato, secondo ghost, e poi riagganciare lo sticking, right, left, left. Quindi right, left, left, cassa ovviamente, e poi right, left, left, cassa. A quel punto mi trovo spostato in levare. Stessa cosa con il secondo e quarto sedicesimo, come vedete nella seconda riga dell'esercizio. E quindi a questo punto manca solo il passaggio dal primo al quarto, che avviene semplicemente anche questo agganciando immediatamente lo sticking. Quindi al posto della cassa sull'ultimo sticking e eccolo là che mi trovo spostato sull'ultimo sedicesimo. Per ritornare in battere, come sentite, ho fatto un doppio di cassa, ma potrei fare anche un doppio di mano, quindi o cross foot o cross hand. Nella prossima pillola vi faccio un solo, farò un solo, in cui mescolerò tutte queste informazioni insieme. E vedrete che è proprio sono infinite le possibilità, le combinazioni sono infinite, ma non solo per il numero di combinazioni possibili, ma per il fatto che vi dovete sempre ricordare che non stiamo trattando con elementi matematici, ma con la musica, e quindi dobbiamo trattare con i suoni. Una volta che abbiamo capito come queste sequenze si sviscerano da un punto di vista meccanico, dobbiamo cominciare a portare dentro i suoni, come ad esempio
creare o dei piccoli groove o spostare la sinistra sul set così come fa la destra, in questo modo qui. Ad esempio, ma veramente potrei fare un solo che dura, non so, 20 minuti solo con questo materiale qui, perché è veramente infinita, sono veramente infinite le combinazioni. Ok, vi saluto, vi ricordo che questo materiale lo trovate sul mio libro Basic Coordination, che è il libro arancione della collana, eccolo qua, è questo qui, e che io sarò disponibile tutta l'estate per lezioni, incontri, clinic e quant'altro, e sia in presenza qui nel mio studio di Roma e sia online come state sperimentando in queste pillole, possiamo fare lezioni online, quindi non esitate a contattarmi e aspetto che si giri la camera per salutarvi. 3, 2, 1, 0, eccoci qua. Ciao, a presto, grazie. Drums Colors.